Osama, grazie della sua disponibilità per questa trasmissione che si chiama, come sa, In e Out, per rompere il ghiaccio. Tracciamo un suo profilo personale. Grazie a voi intanto. Io mi chiamo Osama Al-Jamal, attualmente sono un pediatra, lavoro per la ASL di Cagliari. Sono di origine palestinese, sono nato in Giordania ad Amman. All'età di 18 anni, quando ho finito la scuola, sono venuto in Italia per studiare medicina. A dire il vero è stata una scelta un po' così azzardata, tra virgolette, perché avevo a suo tempo vinto una borsa di studio per andare a studiare in Germania. Però sentivo, non so, qualcosa che mi richiamava, insomma, di venire in Italia. Mi piaceva la storia, mi piaceva, insomma, il fatto di comunque di spostarmi in un paese che si affaccia al Mediterraneo. È stata a suo tempo una scelta un po' difficile perché ero giovanissimo, insomma, ero la prima volta che mi staccavo, uscivo dalla famiglia, che andavo verso un paese diverso da quello dove sono nato, però tutto sommato è andata bene perché grazie a Dio sono riuscito a laurearmi, a specializzarmi in pediatria e a trovare l'amore. Sono sposato, ho un figlio di 12 anni, a febbraio compie 13 anni, ho tanti amici, insomma, è andata così. Raccontiamo i primi 18 anni in Giordania. Allora, i miei genitori sono nati in Palestina, sono stati deportati nel 48 con la costituzione dello Stato di Israele. Molti palestinesi sono stati spinti ai confini con la Giordania, con la Siria, con il Libano, insomma i paesi confinanti con la Palestina. Si sono stabiliti ad Amman. Mio padre poi aveva lavorato come dipendente statale in Giordania. Io sono nato in un campo profughi alla periferia di Amman. Lì ho studiato nelle scuole dell'UNRWA, che è un'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati palestinesi. I ricordi sono un po' drammatici perché guerre, conflitti, insomma non è stata un'infanzia molto serena. Felice sì, perché comunque l'amore della famiglia, delle persone che insomma, dei parenti, degli amici, ma anche avevamo una scuola ben organizzata, quindi avevamo anche la possibilità di passare il tempo libero al di fuori della scuola, ma sempre gestiti da funzionari e da professionisti dell'UNRWA, di questa agenzia delle Nazioni Unite. Poi, come dicevo, appunto, come ho finito le scuole superiori, la scelta di andare fuori a studiare, perché in Giordania erano poche le università, erano pochi i posti disponibili, quindi ho scelto appunto di venire in Italia. C'è qualche similitudine, visto che adesso lei è trapiantato, è più sardo che insomma Giordano, c'è qualche similitudine tra le due realtà? Ma io direi sono tante le similitudini, tante per quanto riguarda a partire dal cibo, cioè sono molte cose in comune che vengono utilizzate nella cucina. Basta pensare adesso alla passione, all'amore che c'è per l'olio di oliva, ecco. La Palestina e la Giordania, insomma tutti i paesi del Mediterraneo sono ricchi di piante di olivo, quindi conosciamo bene le proprietà di questo alimento. A livello di costumi tradizionali, se poi parliamo della Sardegna in maniera specifica, c'è una somiglianza incredibile, cioè ricamare i vestiti tradizionali, il copricapo, l'oro che viene ad abbellire ulteriormente questi costumi. Io credo che ci siano molto, ma molto più somiglianze che differenze. Prima che lei arrivasse in Sardegna, conosceva già la Sardegna? Io so che c'è un aneddoto su questa questione. Allora, la verità no, non sapevo dell'esistenza della Sardegna.
A suo tempo, parlo del... io sono arrivato in Italia nel 79. A suo tempo si andava a studiare, sempre tramite accordi tra gli stati, insomma, si andava a studiare a Perugia, c'era una università specializzata, insomma, nella formazione degli studenti stranieri. Per imparare la lingua, esiste tuttora, per imparare l'italiano, cioè lingua e cultura italiana. E quindi io ho passato un anno lì, ho studiato all'università, ho dato l'esame per l'accesso all'università, facoltà di medicina. E si chiedevano in quel modulo che si presentava il nome di tre città dove vorreste andare. Io ricordo Padova, Parma, Milano, insomma, quello che le città che venivano indicate da chi era presente prima. Poi sono rientrato in Giordania d'estate per le vacanze e sono andato all'ambasciata italiana per ritirare il responso dell'esame, della pratica che avevo presentato. Ero andato con un mio amico, con una cartina dell'Italia, cartacea chiaramente, non avevamo altre disponibilità allora. E lui è stato spedito, direi, in Calabria. E quindi io chiedevo di lui, dicevo, ti hanno mandato al sud, ti hanno mandato in un posto lontano, perché si cercava chiaramente, non è che si faceva differenza tra sud e nord da parte nostra, ma semplicemente si cercava un posto più vicino a Roma per poter poi viaggiare più comodamente. Ecco, questa. E io apri la busta e trovo Cagliari. E quindi ci mettevamo a cercare Cagliari in Italia non esiste. E quindi ero assolutamente agitato, preoccupato, dicevo ma che cosa sarà successo? Rientro a casa e con l'aiuto di mio padre abbiamo scoperto che Cagliari era in una isola qua, in Sardegna. Allora, il primo pensiero quando l'ha scoperto qual è stato, se lo ricorda? Forse... No, nel senso che era troppo lontana, cioè vedevo sulla cartina, era più vicina alla Tunisia, infatti chiedevo forse se è il caso di partire a Roma o partire a Tunisi, poi da Tunisi a Cagliari. Cioè, conclusione legata all'ignoranza in quel momento della geografia, della collocazione geografica appunto delle varie città. E poi quando invece sono rientrato in Italia e abbiamo preso, io avevo trovato altri tre o quattro amici, di cui uno insomma era mio compagno di scuola, diretti a Cagliari in nave, chiedevamo alla gente quanto costava affittare una casa, perché noi praticamente non godevamo di nessun sostegno a livello di università, quindi tutti noi venivamo a spese della propria famiglia, quindi con tanti sacrifici. E quindi ci dicevano, era il 17 agosto, e dicevano che le case costavano 1 milione, 2 milioni, così, cosa che ci ha spaventato tantissimo. Avevamo deciso di stare 2 o 3 giorni, poi andarcene e cercare un'altra possibilità. Chi ci rispondeva si riferiva alle case per le vacanze, noi invece chiedevamo delle case per tutto l'anno, per gli studenti. Poi all'arrivo ricordo di aver alloggiato in un albergo per 1 o 2 giorni e uscivamo la mattina, io con questi miei compagni di avventura, a passeggiare nella zona di Via Roma, e un giorno ci ha fermato un signore che ha detto ma voi siete studenti, da dove arrivate qua e là, insomma, abbiamo iniziato a parlare e questo signore, che ringrazio, non ricordo minimamente il nome, ma è stato molto utile, perché lui era una guardia giurata alla mensa universitaria a Saducchessa, alla casa dello studente, e ci aveva dato indicazioni per avvicinarci proprio a questa struttura dove c'erano degli studenti fuori sede che potevano darci una mano per trovare una casa, insomma, e poi iscriverci all'università. Era un momento difficile perché l'università obiettivamente non offriva nulla in termini di aiuto, informazioni, indicazioni. Cioè, io immaginavo l'università come un campus dove vai, magari trovi un ufficio che ti dà indicazioni, o che dove andare a vivere o come fare per.
Purtroppo questa cosa non c'era e non credo che ci sia tutt'oggi, perché lo studente viene, ma anche lo studente sardo che arriva da un paese dell'interno della Sardegna, credo che trovi le stesse difficoltà, tant'è che a suo tempo i nostri rapporti maggiori erano con gli studenti fuori sede, quindi tutti gli studenti della parte di Nuoro, insomma di paesi vari. Ecco, queste erano difficoltà che credo che si potevano assolutamente trovare delle soluzioni banali, insomma, basta. Ecco, parliamo invece dell'accoglienza che avete trovato insieme ai suoi colleghi, perché lei so che è arrivato con dei colleghi che poi hanno abbandonato l'idea di continuare gli studi a Cagliari, giusto? Sì, qualcuno, perché comunque le difficoltà, ripeto, a partire dalle difficoltà economiche, perché comunque noi, io personalmente, ma anche i miei amici di allora, appartenevano a famiglie con reddito medio-basso, ecco, per il posto in cui siamo nati, cioè per la Giordania, un reddito medio-basso che con il cambio della moneta, eccetera, i costi erano elevatissimi, cioè io spendevo quanto spendeva tutto il resto della famiglia, quindi i sacrifici che hanno fatto i miei genitori, i miei fratelli e sorelle, noi siamo 10 figli, quindi a suo tempo eravamo 6, erano sacrifici enormi, perché purtroppo, ripeto, qua non c'era nessuna modalità di sostegno, di incentivo che magari per gli studenti che riuscivano ad ottenere dei buoni risultati, niente. Non... Qualche aneddoto che ha a che fare col periodo universitario. Lei mi ha detto, per esempio, a telecamera spenta, che non c'è stato mai nessun segno di intolleranza nei suoi confronti. Assolutamente no, assolutamente. Quindi vuol dire che c'è stata una buona accoglienza? Assolutamente sì. Io, cioè, vedendo le cronache attuali delle cose, dico comunque io e chi come me era arrivato in quegli anni erano persone in un certo senso avvantaggiate, ma i motivi sono sicuramente da cercare nel fatto che essere studenti, quindi essere, avere a che fare con persone allo stesso tuo livello culturale, il colore della pelle, noi non siamo neri, noi siamo quasi come i sardi, insomma abbiamo la carnagione mediterranea. Non solo non abbiamo avuto manifestazioni di intolleranza o di razzismo, ma abbiamo avuto una ottima accoglienza. Noi abbiamo avuto, io personalmente ho avuto, sono stato accolto dalle famiglie dei miei compagni di studio come un figlio loro. Io ho passato molte delle estate a casa di amici nei vari paesi della... Devo dire però anche da parte nostra, noi eravamo più aperti alla quello che adesso viene insomma citato spesso, all'integrazione, ossia noi, io ricordo già dal primo anno di università eravamo noi il gruppo di studenti libanesi, palestinesi, giordani, qualche studente greco, ad organizzare delle gite alla scoperta della Sardegna, e andavamo con i pullman, ciascuno pagava una 10.000 lire e si andava, e abbiamo girato negli anni successivi, insomma, quasi tutta la Sardegna. Quindi questo sicuramente è una cosa che ha influito anche sulla scelta di poi di rimanere, oltre ad altri fattori legati alla famiglia, insomma, perché se da una parte io ho trovato ho realizzato, insomma, il mio sogno di avere anche una famiglia, oltre ad essere pediatra,
La mia famiglia di origine, già dagli anni 70, sono emigrati negli Stati Uniti, raggiungendo altri parenti, zii, insomma, che erano andati negli Stati Uniti già dagli anni 40, quindi all'inizio del secolo XIX, come peraltro facevano gli italiani, insomma, c'erano anche persone che provenivano dalla nostra parte. Insomma. Qual è il suo pensiero personale sul fenomeno dell'immigrazione? È molto difficile, non è facile. La cosa certa è che bisogna capire innanzitutto le motivazioni reali che stanno dietro questo fenomeno. In ogni caso non si può non venire incontro alle esigenze di chi arriva in qualche modo. È vero che l'Italia non può accogliere tutti, ma questo è uno slogan che trovo veramente assurdo, perché non è che l'Italia deve accogliere 2 milioni di migranti attuali, non è così, non è stato mai così. La percentuale della popolazione migrante in Italia è una percentuale comunque bassa. Ci sono anche altri aspetti, io adesso parlo non da migranti, io parlo adesso da un pediatra, a tutti gli effetti italiano, dico, noi abbiamo la Sardegna, è il paese delle culle vuote, la Sardegna non nasce più nessuno, in Sardegna abbiamo una percentuale di nascite la più bassa in tutta l'Italia. E a tale proposito a breve organizzeremo come Società Italiana di Pediatria proprio un incontro, dibattito su questo tema a Cagliari il 1 febbraio. Ora, l'Italia è il paese delle persone anziane, l'Italia è il paese delle culle vuote, si può pensare alla immigrazione in termini anche positivi. Certo non sono io a trovare le soluzioni adatte, però bisogna ragionarci veramente sul tema migrazione in maniera più approfondita, più logica, ma sicuramente anche in termini di solidarietà, di accoglienza, perché io tra i miei pazienti ho anche dei bambini che sono nati in mare, dei bambini che sono nati appena hanno... io quando li prendo un braccio per me sono bambini, punto e basta, a tutti gli effetti, insomma, non c'è nessuna differenza. Nel suo intimo lei si sente più giordano o più sardo? Io mi sento, quando mi chiedono, io mi sento sardo, giordano, palestinese. Prevalentemente sardo, perché in Sardegna sono cresciuto, in Sardegna ho vissuto più di quanto il periodo della scuola in Giordania. In Giordania ho vissuto 18 anni e in Sardegna vivo da ormai 38 anni, insomma. Quindi tutta la mia personalità si è formata assolutamente in questa isola meravigliosa, quindi mi sento assolutamente più sardo, ma non dimentico mai le mie radici, le mie origini, sono legato in tutti gli anni, rientro nel mio paese, però quando sto tornando dico non vedo l'ora di mettere piede in Sardegna. Attenzione, in Sardegna, cioè la Sardegna è un'isola che mette i piedi su un'isola, fa radice immediatamente, non è facile lasciare la Sardegna. Io ricordo alcuni amici sardi che
per loro veniva molto difficile uscire fuori. Cioè, ricordo proprio in particolare questa amica di Ovodda, ecco, che era fidanzata con un ragazzo spagnolo, e la difficoltà maggiore era quella di partire fuori, perché lei non era disponibile assolutamente di lasciare la propria terra. Credo che ci sia una forza un po' particolare, una cosa che ti tiene legato alla terra sarda. Qual è la sua idea di sardità? Sono molto amareggiato, perché la Sardegna è un'isola che ha tante risorse che possono essere sfruttate per il bene e per il progresso della gente sarda. Purtroppo molte di queste risorse sono sprecate, non sono ben utilizzate. In più, diciamo che il sostegno che viene dato alla Sardegna per lo sviluppo anche, lo vedo un pochino, insomma, debole, molto debole. Secondo me non si vuole che la Sardegna diventi più avanti, ecco, a tutti i livelli, sia nel turismo che nelle industrie, sia nell'agroalimentare. Basta pensare a tutta la possibilità che ha il comparto agroalimentare, come la pastorizia, insomma, l'agricoltura nel medio campidano, così vengono poco incentivati e vengono meno modernizzati. Cioè non c'è una spinta per portare avanti, per adeguarsi, per essere anche competitivi a livello del mercato. Guardiamo nella sfera di cristallo il futuro di Osama. Io è una domanda che mi rende un po' triste, perché penso a un futuro, intanto quello che sta succedendo adesso nel mondo. Noi palestinesi abbiamo vissuto dall'inizio del XIX secolo l'occupazione, le guerre, i massacri. In questi giorni si ricorda la Shoah. Ecco, io credo che tutti quanti dobbiamo riflettere su quello che è avvenuto nel passato e di quello che succede adesso. È vero anche che nei secoli le guerre hanno dominato, però noi siamo, credo che apparteniamo ad un'epoca dove la civiltà e il rispetto degli altri deve prevalere. Adesso le cose cambiano, il progresso è proprio, deve essere quello di cercare la pace ovunque, non cercare la guerra. E non vedo un futuro roseo per questo, perché vedo che c'è un'accelerazione dell'odio, delle differenze, non sono molto ottimista. Per quanto riguarda me stesso, invece, io vorrei lavorare finché posso, insomma, la mia professione mi dà grandissime soddisfazioni, sono molto felice di fare il lavoro che sto facendo, credo di farlo bene, devo continuare a imparare ancora a farlo sempre meglio. Poi non lo so, sicuramente con la Sardegna il rapporto non può essere interrotto mai, non credo di poter rinunciare comunque anche quando arriverò a un'età di non lavorativa, non credo che lascerò la Sardegna, credo che rimarrò attaccato, insomma, alla terra sarda.